La produzione del Sicilia Classica Festival per il secondo anno consecutivo porta in scena La Traviata qui al Teatro Antico di Taormina. Perché la volontà di riproporre quest'opera di Giuseppe Verdi? Come avete lavorato rispetto allo scorso anno? È un onore ritornare qui al Teatro Antico di Taormina, è sempre un'emozione, una nuova esperienza per noi del Sicilia Classica Festival. Cresciamo sempre di più e quindi la volontà di riportare appunto La Traviata al Teatro Antico di Taormina e appunto, nonostante dico le condizioni della pandemia che ci sono state, l'anno scorso ovviamente siamo stati limitati a livello di pubblico, quest'anno è stata una riscommessa per noi e quindi riproporre La Traviata qui con un cast d'eccezione, come il noto soprano Desiree Rancatore, il tenore Alessandro Scotto Di Luzio, Giorgio Germon, Giovanni Palmintere, è tutto un cast veramente eccezionale e quindi io sono veramente orgoglioso di riproporre quest'anno qui al Teatro Antico di Taormina questa meravigliosa opera di Giuseppe Verdi e come potete notare abbiamo il teatro veramente strapieno e di questo siamo veramente orgogliosi perché vuol dire che il pubblico apprezza, il pubblico ha voglia di venire a teatro, il pubblico ha voglia veramente di tanta cultura. Salvo Dolce, il regista teatrale di questo spettacolo, come avete lavorato? Beh, abbiamo lavorato in grande sinergia con tantissime maestranze della Sicilia. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo un cast siciliano ma di livello internazionale. Primo fra tutti Desiree Rancatore, grandissimo soprano che ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, palermitana. Abbiamo il maestro Francesco De Mauro che è il nuovo sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, catanese ma anche lui ha esperienza appunto di calibro internazionale. Quest'anno ci siamo approcciati in maniera un po' diversa rispetto allo scorso anno. Dopo il successo della Traviata dell'anno scorso ci siamo soffermati dal punto di vista registico più sull'aspetto della fragilità umana. Violetta è un personaggio molto fragile ma un personaggio sempre contemporaneo che rappresenta appunto la fragilità dell'uomo contemporaneo all'interno di un contesto, di un mondo di perbenismo e soprattutto vissuto da maschere. Qual è la passione che ti spinge sempre a interpretare questo ruolo? Beh, io la chiamo Violetta Mon Amour, quindi già questo dice tutto, nel senso che per me Violetta è stato l'amore di una vita, prima ricercato e poi trovato e adesso confermato, quindi sicuramente mi spinge il sacro fuoco nei confronti di questo ruolo che è una pietra miliare. Che cosa è cambiato negli anni? E sono solo maturata come donna e come artista, quindi anche la voce ovviamente ha avuto le sue evoluzioni e sicuramente adesso il secondo e il terzo atto, che prima potevano essere magari un pensiero per me perché la parte più drammatica, sono la parte più semplice adesso.